Ciao e benvenuti in questo nuovo video. Con l'inizio di settembre sto cercando di riprendere le abitudini e la routine che nei mesi estivi avevo totalmente abbandonato, quindi oggi vi mostrerò la mia tipica mattinata produttiva. Per farlo ho scelto una giornata nella quale non avevo commissioni da fare fuori casa e quindi ho potuto fare tutto con calma. Per prima cosa mi piace svegliarmi presto, così ho la possibilità di fare molte più cose, in modo da arrivare poi a fine giornata soddisfatta di tutto quello che ho fatto. Appena sveglia, la prima cosa che faccio è aprire la finestra e prendere una bella boccata d'aria fresca. Poi tiro via le lenzuola per areggiare il letto e favorire la morte di quei bruttissimi acari. E proprio per questo motivo, a giorni alterni, spruzzo sulle lenzuola uno spray disinfettante. Dopodiché prendo un libro, in questo periodo sto leggendo Le vite nascoste dei colori, che è ambientato in Giappone e lo trovo molto carino. E poi non può mancare il mio telefono e il taccuino to do per segnare tutte le cose che voglio fare e questo mi aiuta ad essere produttiva. Una delle abitudini sane che vi consiglio di fare appena svegli è di bere due bicchieri di acqua a temperatura ambiente per risvegliare l'organismo e reidratarci. E dopodiché passo a preparare la colazione che ogni giorno vario. Oggi ho optato per il latte di soia e visto che non avevo molta fame e non mi andava di preparare il porridge, mi sono fatto un cappuccino accompagnato da dei biscotti al miele. Questi, sono dell'Eurospin, sono senza glutine e lattosio. E mangerò anche una crostatina alla marmellata, che anche lei è senza glutine. Visto che fa ancora molto caldo e ci sono delle belle giornate, faccio colazione in veranda. Questo lo trovo molto rilassante, mi piace sentire gli uccellini che cinguettano e mentre leggo il libro per circa una mezz'oretta. Poi una cosa che amo assolutamente fare è segnarmi nel taccuino le cose da fare, possibilmente durante la mattinata. Quando ho finito sistemo le cose che ho usato e nel mentre si sono già fatte le 9. Dopo colazione rifaccio il letto, mi cambio e faccio un workout di circa 15-20 minuti. Che vario ogni giorno perché altrimenti mi annoio e io li trovo su YouTube. Si vede che sono fuori forma. Finito l'allenamento, lavo i denti, faccio la doccia e procedo con la skincare. Recentemente l'ho cambiata perché sto provando dei nuovi prodotti coreani che mi ha inviato YesStyle e che adesso vi mostro. Innanzitutto mi lavo il viso con il detergente allo squalene di The Ordinary, che uso ormai da mesi e mi ci trovo bene perché è delicato e pulisce a fondo la pelle senza seccarla. E avendo del tempo a disposizione, ho deciso di fare questa maschera che è purificante della I'm From, che rimuove l'impurità e l'eccesso di sebo dai pori. Ha questo bel colore rosa perché contiene degli enzimi di barbabietola rossa e polvere di guscio di cocco che rendono la pelle liscia e luminosa. La lascio agire sulla pelle per circa 15 minuti e nel frattempo controllo e rispondo alle varie email. Trascorso poi il tempo di posa, risciacquo con acqua tiepida e continuo applicando questo tonic che è purificante e idratante. E poi non posso fare a meno delle gocce alla caffeina di The Ordinary per sgonfiare e attenuare sia le borse che le occhiaie. E infine applico questa crema idratante che rafforza la barriera cutanea grazie alla sua speciale formula che ha sia proprietà schiarenti che antirughe. È leggera, si assorbe in fretta e lascia la pelle morbidissima. Gli altri prodotti che invece non ho ancora avuto modo di provare sono questo gel all'aloe vera dell'Aromatica che ha proprietà lenitive e idratanti, questa crema viso a base di chica che ha un alto livello lenitivo sulla pelle sensibile e irritata ed ha un alto estratto di centella asiatica e pantenolo per riparare la pelle. E
E questo siero, che non vedo l'ora di provare, che è calmante della Face Republic, che ha benefici antinfiammatori e sebo regolatori per mantenere la pelle sana e idratata, rafforza la barriera cutanea e contiene centella asiatica. Finito il momento skincare, mi cambio e riordino velocemente se ci sono delle cose fuori posto. Questo favorisce la concentrazione. Io purtroppo sono una persona molto disordinata, ma sto cercando di migliorarmi e di cambiare assolutamente questa pessima abitudine. Spolvero superficialmente in modo da non far accumulare la polvere e questo lo faccio a giorni alterni. Nel video manca la clip, ma ho pulito anche per terra. Poi, per sentirmi più in ordine, mi trucco un po', così se ad esempio devo uscire all'improvviso sono già pronta e questo comunque mi aiuta anche a sentirmi meglio con me stessa. Altra cosa per me importantissima è riempire un bel bicchiere d'acqua da tenere sempre vicino a me in modo da essere spronata a bere tanto. Questo di Starbucks è perfetto. E adesso arriva il momento studio a cui dedico circa 2 ore con brevi pause e poi lavoro ad un progetto che ho in mente che voglio realizzare e vi dirò di cosa si tratta prossimamente. Faccio un attimo una pausa perché mi è appena arrivato un pacco che non vedo l'ora di mostrarvi. Io l'ho già tirato fuori dallo scatolo e ho anche un po' sbirciato, lo ammetto, perché non ho resistito. Questa è una collaborazione che ho fatto con un'azienda di gioielli ed è la prima volta che io faccio una collaborazione del genere, quindi sono molto contenta, non vedo l'ora di vedere, insomma, se le cose che ho scelto sono davvero belle come le ho viste sul sito. Questa azienda si chiama Gingiberi, spero di nominarla nel modo corretto. È un'azienda asiatica che collabora con tantissimi designer da tutto il mondo e quindi propongono dei design unici. Adesso vi faccio vedere l'interno, eccolo qui, è fatto così. Qui c'è la loro carta con il nome della loro azienda e all'interno ci sono questi 2 cartoncini, ovviamente tutto scritto in inglese. Qui c'è scritto che la tecnologia è made in Germany e all'interno c'è il panno per pulire i gioielli. Questa cosa l'apprezzo davvero tantissimo. E questi qui sono i 4 gioielli che ho scelto io. La confezione è veramente molto particolare. È fatta con questi contorni in plastica e all'interno ha questa pellicola. Wow! Io ho scelto un bracciale, un paio di orecchini e 2 paia di anelli. Questo qui con il dorato, adesso ve li mostro tutti per bene, e questo set di anelli che sono in argento. I loro materiali sono ipoallergenici e delicati sulla pelle, sono sicuri e rispettosi dell'ambiente. Sostengono anche che sono waterproof, quindi resistenti al sudore e all'acqua. Non avendoli ancora indossati, non vi so dire, però ve ne parlerò meglio casomai su Instagram. E loro dicono che usano i migliori materiali possibili, però ad un prezzo sostenuto, insomma, e conveniente. No, vabbè, sono molto più belli di come me li aspettavo. Se volete dare uno sguardo al sito per vedere gli altri gioielli che sono disponibili, ve lo scriverò giù nell'info box e vi informo che ho per voi anche un codice sconto del 25%. Basta inserire alla cassa prima di pagare quando vi richiede il coupon Crizia25. Anche questo ve lo scriverò giù, così insomma avrete uno sconto aggiuntivo. Io sono contentissima di questa collaborazione perché i gioiellini che ho scelto mi piacciono molto e la qualità mi sembra davvero alta. E niente, quindi sono contenta di avervi fatto scoprire questa nuova azienda se per caso cercate dei gioiellini un po' particolari. Quindi continuo a stare al computer più o meno fino alle 13 per poi andare a pranzo.